Per raggiungere il luogo di questa nuova esplorazione, dobbiamo camminare a lungo, perché è molto isolata, lontana da tutto e da tutti. Stiamo per entrare in un mondo segreto, che un tempo era accessibile soltanto a pochi affiliati. Cos'è questo? Perché c'è un lampadario? Vediamo come si entra, ma penso che sia di qua. Ma cosa c'è lì dietro? Guardate cosa ha trovato Lara! Bellissimo! Una piccola torre, una strana torre. Adesso salgo. Serviva per i piccioni e faceva anche da torre di avvistamento. Perché ci sono dei vetri arancioni? Comunque è storto, eh? Guardate dove mi trovo. Incredibile. Adesso scendere sarà un bel problema. Oba. Sì, qui non tenevano dei cani, tenevano delle bestie di Satana. Madonna, che cuccia. Vi anticipo che questa esplorazione sarà molto complicata. Ecco la villa, in tutta la sua bellezza esteriore. Guarda, oddio, che figata. Questa è per giocare a golf. Di quelle macchine elettriche. Per giocare a golf. Giocavano a golf, andavano a cavallo, facevano molte attività sportive. Perché oltre alla villa esiste tuttora un parco che si estende per chilometri. Per un certo periodo tutto questo è stato un club privato destinato a soci ad alta elevazione sociale. Che roba! Bella! La villa era l'abitazione privata di una ricca ed importante famiglia del territorio. Sono rimasti tutti gli oggetti accumulati in una vita, come se l'abbandono fosse giunto improvvisamente da un giorno all'altro. C'era una volta Vagabondi on the road. Che cazzo vuol dire? Bello questo stereo anni 70. Gli oggetti vintage non mancano, come questo stereo, in puro stile anni 70. Quasi tutti gli oggetti provengono da un periodo compreso tra la fine degli anni 60 e gli anni 90. Questa è la cucina. Hanno lasciato tutto. Addirittura ci sono tutte le spezie. Sarebbe interessante vedere un calendario. Eccolo qua, calendario 2011. 11 anni di abbandono possono sembrare pochi, ma ho capito che in realtà sono abbastanza per lasciare il segno. Quello che non capisco in questo caso è perché siano rimasti così tanti oggetti. All'ingresso ci sono delle scatole, segno che è stato avviato un trasloco, poi interrotto. Guarda, c'è una medicina, ah, per diabete, c'è scritto lì. È vicino, medicina per diabete, c'è un sacco di bustine di zucchero. Incredibile, guardate qua. Thank you.
È un quadro 3D. Guardate. Vedete? Mentre qui vediamo una fotografia anche abbastanza inquietante. È arrabbiatissimo. Vediamo cosa c'è qua dentro. Oh mio Dio, guarda Alberto, ma quello è uno scalpo di capelli. Questa è la casa di Damerit. Ma non capisco. Meglio non indagare oltre. Allora andiamo sopra a vedere quello che nasconde. Sembra bella grande la villa, guarda quanti piani. Camere da letto, vedo. Vediamo prima di qui. L'odore non è tanto buono. Ci sono ancora i vestiti appesi. Questa è una lista degli oggetti che stanno nelle varie stanze. C'è la Gioconda, incredibile. La camera da letto più bella è in assoluto questa. Sarà forse per via della Gioconda. Oppure semplicemente perché è una camera da letto rimasta esattamente come era stata lasciata l'ultima volta. Ci sono anche delle vecchie riviste. 1981. Ogni camera da letto aveva il proprio bagno personale, quasi come in un albergo. Sono rimasti tutti i prodotti utilizzati da coloro che abitavano stabilmente qui dentro. Sono uno sgabuzzino. Madonna, cade l'intonaco. Ah, è una cameretta. Una vecchia cameretta. Oddio. Ci sono tante fotografie. Sono degli anni 80, credo. Costituzione di una società per azioni. Anno 1959, il giorno 13 del mese di giugno in... Ma è collegata da un'altra stanza. Ah, questo è un bagno. Ogni stanza va al suo bagno. Ci sono ancora gli asciugamani appesi, incredibile. Il borotalco. Mamma mia. Hanno lasciato tutto. Andiamo a vedere l'ultimo piano. Altre camere da letto, a quanto pare. Un altro bagno. Iniziano ad esserci delle infiltrazioni d'acqua. Vedete, per terra è pieno di calcinacci. Questa è la soffitta. Probabilmente era il luogo dove facevano feste, dove portavano gli amici. Queste non sono cassette VHS, ma cassette musicali stereo 8. Inventate negli anni 60, garantivano alta qualità audio. Un antenato della classica musicassetta. Con un po' di immaginazione sembra quasi di sentire ancora le feste e la musica che c'era qui dentro molti decenni fa. Qui c'è un'altra camera da letto, molto sporca. Vedete, siamo all'ultimo piano. Vediamo dietro questa coperta. Oh! Era pieno di cimici! Adesso è il momento di scendere nei sotterranei.
dove ci attendono molte sorprese interessanti. Occhio dove mettete i piedi, eh? È pieno di bottiglie di vino chiuse. Guardate, questo è vino pregiato, spumante. Ci sono bottiglie del 1974, 76, 75. Sembra del vino buono, di qualità. Questa è del 64. Giustamente ne avevano un bel po'. Era gente che ne aveva di soldi per avere tutti questi vini. Guarda, Schwepp aranciata. Questa qui mi sembra che sia degli anni 80. Abbiamo visto la villa, ma l'esplorazione non è assolutamente finita. Anzi, le parti più belle le ho tenute ancora da parte. Adesso esploriamo la zona che era utilizzata da club privato. Adesso esploriamo la casa che sta proprio di fronte alla villa principale. Questa mi sembra veramente ancora più interessante di quello che abbiamo visto prima, perché è tipo la stanza delle necessità di Harry Potter, cioè c'è di tutto. Cos'è questo? Cosa c'è, Alberto? La cassaforte! Era nascosta dietro questa porta. Questa è una vecchia postazione da DJ proprio, anni 70. La stanza del club privato più bella si trova qui dentro. Oh mio Dio! Ma che spettacolo! Vi voglio far notare i dettagli, i tanti libri, il tabellone per segnare i punti a biliardo. Non saprei nemmeno come descrivere a parole la stanza, che non era solo un salotto per giocare a biliardo, ma un punto di incontro per molte persone che facevano parte del club privato. Guardate, c'è il prezzo in dollari. 23, strano, mi costi così tanto. Forse è un dollaro e 23. 16 febbraio 1974. Pensavate forse che l'esplorazione era finita? Vi sbagliate. Vi è ancora quello che io reputo la stanza più bella ed affascinante, l'atelier di un pittore, un artista che viveva e lavorava presso la villa che abbiamo esplorato prima. Sono rimaste tutte le opere d'arte prodotte in una vita. E oltre a dipingere, facevano anche intagli con il legno, guarda. Fantastico, questo presepe installato dentro una televisione. Era un artista molto bravo. Non solo era un ottimo ritrattista, ma era capace di realizzare opere di diversa tipologia con tecniche all'avanguardia ed interessanti. Praticamente lui cercava soggetti da dipingere nelle riviste, immagino, vedi? Non era un artista famoso,
Non ho infatti trovato nessuna informazione in rete su di lui, ma sono convinto che era un pittore molto apprezzato dai suoi amici. Non si capisce come mai le opere non siano state portate altrove prima dell'abbandono. Stupendo. Difficile trovare le parole per descrivere tutto questo. Penso che le immagini in questo caso valgano più di 1000 parole, anche considerando che siamo di fronte a quel genere di storie destinate a rimanere per sempre sconosciute. Esploriamo ancora l'edificio che sta all'esterno, è una casetta più recente. C'è altra roba, mi sa. Questo è un vecchio archivio, ci stanno documenti, cartelle e tante altre cose. Questa era probabilmente una casa messa in affitto dai proprietari della villa, forse era la casa del custode e di coloro che si occupavano della manutenzione di tutta la proprietà. Luglio-agosto 2004. Il 2004 è probabilmente l'anno in cui è iniziata la decadenza. La casa del custode è stata abbandonata proprio allora e lentamente, anno dopo anno, l'abbandono è giunto infine nel 2011. Avevo visto dal satellite che qua c'era una macchina abbandonata. Non sapremo mai perché abbiano lasciato una piccola Fiat parcheggiata per sempre in questo prato, con poco meno di 37.000 chilometri. È uno dei tanti cimeli storici che abbiamo visto in questa esplorazione. Difficilmente quest'auto verrà ancora messa in moto. Non so dirvi se questo posto un giorno verrà recuperato. Decenni fa era in vendita, ma oggi è praticamente diventato una meta urbex molto ambita. L'unico scopo di questo video era di far viaggiare l'immaginazione in un posto senz'altro strano e con molte storie umane alle spalle. Noi ci vediamo alla prossima!